qual è un buon modo per imparare e più che altro perfezionare l'inglese? Vediamolo assieme in questo video, ma prima di tutto, per chi non mi conoscesse, sono Lisa, insegnante di inglese e spagnolo con il metodo Callan, titolare della scuola online 7 O'Clock English School. Trovate tutto qui, le informazioni, i contatti nel link qua sotto. Uno dei modi più belli, più divertenti e più utili per imparare e perfezionare l'inglese è quello di imparare le frasi fatte di Misia, che soprattutto si basano sui suoni simili, sulla ripetizione di consonanti e di vocali uguali o simili. Abbiamo un esempio. Last but not least, che vuol dire tradotto ultimo ma non il più piccolo. Ultimo ma non per importanza. Per esempio, we need a singer, a guitarist and last but not least, a drummer. Abbiamo bisogno di un cantante, un chitarrista e ultimo, ma non per importanza, un batterista. Un altro esempio, last but not least, don't forget to ring me when you arrive there. Ultimo, ma non per importanza, non dimenticarti di chiamarmi quando arrivi lì. Quindi si può utilizzare appunto come il termine per ultimo, ma non in ordine di importanza. Un altro esempio, mentre ringraziamo magari pubblicamente qualcuno e diciamo last but not least, I'd like to thank my husband for his support. Ultimo, ma non per ordine di importanza, vorrei, I would like, quindi I'd like, contrazione, I'd like, vorrei ringraziare mio marito per il suo supporto. Se è stato tutto chiaro, fate qualche commento con qualche esempio qui sotto per memorizzare, così posso anche correggere. Se il video è stato utile, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere le notifiche dei prossimi video. Io vi ringrazio, vi auguro una bella serata e ci vediamo nel prossimo video. See you soon and bye, ciao!